Ciao a tutte ragazze e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi continuiamo, anzi aggiorniamo la costruzione di Iron Man, dell'armatura di Iron Man. Partiamo dal numero 48. Allora, in questo numero praticamente ho costruito la prima parte dell'articolazione del ginocchio destro. È molto semplice, basta mettere l'anello dell'ingranaggio all'interno dell'articolazione e avvitare le viti. Molto semplice, che già io ho assemblato da molto tempo. Questo è il ginocchio destro finito e dentro c'è l'ingranaggio più altre parti che vi illustrerò. Allora, nel numero 49 abbiamo la seconda parte, cioè abbiamo messo la parte inferiore dell'articolazione del ginocchio destro, più l'altro anello e più la molla, e più naturalmente la rondella, in questo modo qua, semplicemente appoggiandola, la molla, e il montaggio finale viene questo. E questa è la seconda parte del ginocchio destro. Veniamo alla terza parte, che è nel numero 50, che è semplicemente l'altra metà del ginocchio destro con due rondelle. Ho semplicemente appoggiato. Questa è la terza parte. Veniamo alla quarta parte, che è il numero 51. Ho chiuso il ginocchio. Allora, andiamo un attimo indietro. Ho messo la parte superiore dell'articolazione del ginocchio destro più gli anelli dell'ingranaggio rotatorio e quello fisso più la molla, e questo è il risultato. Ecco qua la molla più la parte superiore dell'articolazione. Ed infine abbiamo chiuso tutto il ginocchio con due viti. E ho provato a muovere il ginocchio, che vi farò vedere. Allora, questo è il risultato. Si può muovere sia così che così, non più di tanto, però questa parte sì, si può muovere più di più. Davvero uno spettacolo. Ok, mettiamolo a posto. Basta, che fa rumore. Ah, perché tocca. Ok, e questa parte mettiamo a posto. Perfetto. Poi passiamo al numero 52, che è la costruzione dell'anca destra. Praticamente sono questi pezzi qua. Non c'è niente da fare, semplicemente in questa parte qui ho messo all'interno cos'è un elemento di unione con una vite. Però questa è la parte che poi dobbiamo unire più avanti, quando
ce lo diranno. In questo modo. Vediamo se riusciamo. Sì. Questa è l'anga destra che si vede. E qua va messo tutta l'articolazione più questa parte qui. E poi ho messo sì, questa specie, la coppa del cuscinetto, vedete? E ho messo il fermo del cuscinetto all'interno. Perfetto, questa è la fine del montaggio del numero 52. Andiamo al numero 53. Eccolo qua, vediamo cosa ho fatto, non mi ricordo. Ah, la coscia destra, la prima parte. Praticamente ho messo la placca, la piastra esterna, nell'elemento base della protezione esterna della coscia. E infine ho messo la ginocchiera esterna. C'è questa qui. Questa parte qui. Uno e una, due. E qua la base. Con due o tre viti. Poi passiamo al numero 54. E abbiamo sicuramente l'articolazione della caviglia destra. Che già io ho montato nel piede. Che vi farò vedere come si muove. Allora, questa lo spostiamo avanti e qua c'è articolazione. Questa anche lo togliamo, calamitato. E qua c'è articolazione che non si vede tanto, però c'è. E fa questo movimento qui. Tanta roba. E in più si muove a destra e a sinistra, se non sbaglio, sì. Destra e leggermente a sinistra, più a destra che a sinistra. Ah già, è qualcosa di eccezionale. Ok, mettiamo a posto. Perfetto. Poggiamo un attimo, andiamo al numero 55. Qua nel numero 55 c'è poco da fare. La coscia destra, parte seconda. E allora abbiamo la piastra interna della coscia in metallo più la piastra posteriore, sempre metallo, e ho messo questa piastra qua semplicemente pressandola. Questi sono i pezzi che avanzano e che metteremo alla fine, quasi alla fine. Ok. Questo è il numero 55, andiamo al numero 56. Nel numero 56 abbiamo la coscia destra parte terza. Allora, in questo numero ho messo praticamente solo questa piastra esterna, semplicemente incastrandola con leggera pressione. I pezzi che avanzano sono questi: la piastra frontale della coscia, vediamo se riesco a prendere l'altra, e la piastra esterna della coscia, molto belli, colorati perfettamente, eccezionale. E questa era l'uscita numero 56. Andiamo a prendere l'uscita numero 57 e abbiamo la coscia destra parte quarto, la quarta parte, e ho messo il telaio interno, sì, che è questo, telaio interno più la piastra interna della coscia e più la protezione del ginocchio. R1, R2, ho messo R2. Vediamo. Sì. Eccolo qua. Perfetto. E questo è il montaggio.
andiamo a prendere il numero 58. E ho costruito la gamba destra, cioè tutta questa parte qui, tutta questa qua, parte esterna, parastinghe destro, più la protezione del collo, fatto vedere, molto semplice da mettere, da avvitare con una vite semplicemente. Ok, questa è la gamba destra, parte 1. Andiamo al 59. Oh. La gamba destra parte seconda e ho messo tutto il telaio di supporto interno della gamba. Faccio vedere. Più i circuiti. Tutta la parte interna. Uno spettacolo. Wow. Praticamente questo il telaio di supporto più la piastra dei circuiti interni della gamba. Poi passiamo al numero 59. Oh, e ho messo la piastra di supporto più i meccanismi interni, quattro meccanismi interni che sono, sono qua sotto. Questi meccanismi interni della gamba più la piastra di supporto, che qua vanno messe due piastre. Ed infine ho assemblato tutto. Faccio vedere da più vicino. Un bello zoom. Con tre viti. Questa è l'esploso. Si vede? Sì. Ok. Passiamo al numero 61. E abbiamo la gamba destra, quarta parte. E ho messo tre meccanismi interni. Si vedono? Sì. Sono secondo, il primo e il terzo, che sarebbe un pistone. Molto semplice. Ok, passiamo al numero 62. Abbiamo la quinta parte della gamba destra e poi abbiamo la protezione posteriore della gamba, questa bucherellata, così bucherellata, in più la protezione del tallone movibile e la piastra di supporto del tallone. Molto semplice, avvitato con due viti, mi sembra, sì, eccola qua, con due viti. Metallo e plastica. Poi passiamo al numero 63 e abbiamo la sesta parte, sì, la quinta l'ho fatta, la sesta parte della gamba destra, e abbiamo la piastra di protezione del polpaccio praticamente. Questa qui, metallo, da assemblare con due viti e la cerniera. Si può anche staccare in questo modo, vedete che non staccherò per motivi, non voglio romperla, però è così. Ok, questo devo chiudere e chiude anche questo. Perfetto, molto semplice anche questo numero, con due viti il gioco è fatto.
andiamo a prendere il numero 64 e abbiamo, vediamo cosa c'è, la settima parte della gamba destra. Praticamente ho messo la piastra superiore della gamba, che è questa qui in plastica questa volta, più le piastre laterali R1 R2. In più ho messo il coperchio, è questo? No, il coperchio non l'ho messo, dell'articolazione della gamba, che sarebbe questo. Che qua ci dice di metterlo da parte nel prossimo futuro. Andiamo al numero 65. Oh, ho cominciato il bacino, che già ho assemblato nel numero 66, che poi vi farò vedere. Praticamente sono due pezzi di plastica da assemblare, del punto della gamba dell'unione 1 e 2 e il supporto della molla. Molto semplice da assemblare con 4 viti. Qua c'è l'esploso nel montaggio, molto semplice. Qua c'è un supporto con la molla, sì, molto semplice per il meccanismo, ed è tutto. Ok, direi che ho fatto vedere tutti i passaggi e siamo arrivati a questo punto. La gamba destra è quasi completata. Ok, per questo video è tutto. Grazie per la visione. A presto, ciao!